Dunque, eravamo fermi su questo sort per dire non posso usare il sort naturale perché andrebbe in conflitto con, in questo caso specifico funzionerebbe tutto, ma cerchiamo di metterci sempre nella condizione di massima robustezza del codice che scriviamo, sarebbe un po' incoerente il Bing Station tra il criterio di uguaglianza e il criterio di ordinamento naturale. E quindi usiamo un ordinamento qualsiasi. Per farlo posso usare il metodo sort con due argomenti che riceve come parametro un secondo oggetto di tipo comparator. Allora, questo oggetto comparator lo posso costruire, è un oggetto indipendente, potrei costruirne uno anonimo sul posto, ma per maggior chiarezza possiamo crearlo direttamente dentro il package model, è un'altra classe che possiamo chiamare station comparator by name, e con questo metodo possiamo definire tanti criteri di confronto diversi aggiuntivi a quello naturale. Il metodo naturale di non una cartuccia che si spara una volta che è definito, quello è. Se ne voglio avere altri, lo posso sempre fare aggiungendo i comparatori aggiuntivi, che è in grado di confrontare stat comparator by name, ok, che implementa l'interfaccia comparator. Quindi comparable è l'interfaccia che ha il Bing, che deve esporre il Bing se dichiara un proprio ordinamento naturale. Comparator invece è l'interfaccia che devono implementare le altre classi che permettono di confrontare altri Bing esistenti. Ovviamente questo comparator dovrà essere personalizzato col generic station. Ok. Creo questo oggetto e nel momento in cui Eclipse vede che sto creando un oggetto che deve implementare un'interfaccia, già mi mette quali sono i metodi che devo implementare. In questo caso, come si dice, come hanno cominciato a dire da Java 8 in avanti, questa è un'interfaccia funzionale, cioè un'interfaccia che ha un metodo solo, che permetterebbe con le lambda di fare tutto questo in molto meno spazio, ma non ci complichiamo la vita. Quindi la classe comparator, station comparator by name, che implementa comparator di station, ha un metodo solo che si chiama compare, che deve confrontare due oggetti di tipo station. Argomento 0 e argomento 1 sono stati chiamati così. Ebbene, adesso finalmente possiamo fare il confronto tra arg0, che è un oggetto di tipo station, punto string, punto getName, scusate, che è una stringa, confrontiamola a arg1 getName punto basta. Quindi devo, dentro il comparator mi arrivano due oggetti, argomento 0 e argomento 1, e devo confrontarli secondo il criterio, in questo caso by name, secondo il nome. Allora delego il confronto al compare to delle stringhe, dell'oggetto stringhe, della proprietà name. Fine. Allora, questo comparator, finalmente, station comparator by name, è la classe che devo usare dentro il controller per ordinare questa mia lista. Allora, lo scrivo così. Giusto, solo per comodità, mi prendo solo per averlo. Allora, list java.util collection sempre dentro java.util station, virgola, il secondo argomento è un'istanza di questa classe che abbiamo appena creato, quindi sarà un new station
comparator by name. E quindi a questo punto ho la lista, l'ho ordinata per nome, e quindi posso costruire le mie tendine sulla base di queste liste modificate, riordinate. Questo funziona, ma non mi piace ancora. Perché non mi piace? Perché sto riordinando gli elementi del modello. Cioè il model si era fatto una lista per i fatti suoi, ordinata secondo criteri suoi, ammesso che li avesse, io non lo so. Io chiamo un getStations e lui gentilmente mi dà un riferimento a quella lista. La riga dopo io gli rimesco gli elementi di quella lista, la sua. Giusto? Perché è sempre la stessa, model.getStation è il riferimento all'oggetto list che ha il modello. E quindi io sto facendo il sort sull'oggetto list del modello, di cui il modello gentilmente mi ha dato riferimento senza sapere che io gli avrei modificato. Quindi immaginate che dentro il controller ci siano magari la stessa lista che la volete ordinare in modi diversi, ogni volta state andando a rimescolare gli elementi del model, che è un po' una porcata, perché poi non sapete mai in che ordine sono. Allora, sarebbe meglio se devo prendere un elenco di elementi e avere gli stessi elementi per i miei scopi privati ordinati in un modo diverso. Me li copio, mi creo una nuova lista, inserisco gli stessi elementi, non copio mai gli elementi ovviamente, copio i riferimenti agli elementi. Mi creo una nuova lista che punta agli stessi elementi e riordino quella nuova lista. Quindi gli elementi sono sempre gli stessi. Viste dal model, hanno l'ordine che hanno sempre avuto. Viste dalla mia lista, saranno gli stessi elementi che li ho rilinkati, ricollegati in un modo diverso. Questo vuol dire che io non posso fare così, semplicemente prendere il riferimento, ma dovrò crearmi una nuova lista, ad esempio un array list, una linked list, quello che volete, che copia da quella. Quindi uso un costruttore che non è un costruttore vuoto, crea una lista vuota, ma crea una lista a partire da un'altra, è un add-all implicito, crea vuota, poi ci copia dentro tutti gli elementi. La differenza è che prima avevo un riferimento alla lista del modello, adesso qui c'è questo new in bella vista che mi dice che è una lista mia che viene inizializzata copiandoci dentro gli stessi elementi che già aveva il modello. A questo punto io questi elementi li posso riordinare senza più toccare l'ordine con cui erano elencati nel modello. E questa lista qui, Stations, la posso usare per popolare le due tendine. Quindi, se facciamo così, dovremmo essere riusciti a mantenere l'ordinamento naturale giusto nello station, cioè per ID, a non toccare i dati del modello e allo stesso tempo avere le tendine ordinate per nome. Se siamo fortunati, funziona. Ok, sì, dimmi. Il get stations. No, cioè, nel senso posso fare tutto, però io non chiamerei getStations un metodo che fa una copia di una determinata collection. Così come questo getItems non mi restituisce una copia degli item della combo box, mi restituisce la sua lista di item, perché così in questo modo gli posso aggiungere qualche cosa. Quindi, se lo volessi fare lo chiamerei non get station, ma chiamerei eventualmente clone station, per dire mi dà un clone o mi dà. Ma anche perché poi non è detto che io
questo punto chi implementa il modello dovrebbe sapere se l'altro lo vuole sotto forma di array list, di linked list, di set, cioè. È sempre bene avere la collection normale, cioè diretta, direttamente un getter ti dà una copia della proprietà. Il problema è che quando la proprietà a sua volta è una collection, gli elementi di questa collection sono in mano tua, cioè sono in mano di chi ha ricevuto questa proprietà, può farci ciò che vuole. Non c'è modo di dire, te la do read-only. Ok, qui abbiamo risolto il primo dei problemi, cioè popolare le tendine. A questo punto il secondo problema è quando l'utente clicca sul bottone tempo medio, fare la query e che stampa i due numeri. E quindi questo lo dovremo mettere all'interno del metodo che non c'è perché sono perché ho sbagliato io, perché questo bottone ho chiamato, ho sbagliato io a creare il modello. Do tempo medio per me era il nome del metodo da chiamare, in realtà l'ho messo nel campo ID anziché nel campo action. E quindi ovviamente il controller che ho generato chiama il bottone do tempo medio, quando in realtà il nome del bottone a me non interessa, anziché definire un'azione do tempo medio. Quindi correggo solo queste cose, sbagliato nella fretta. Mi devo andare ovviamente a questo punto prendere dei pezzi di controller nuovi, che sono i metodi, e questo button do tempo medio lo mandiamo nel dimenticatoio insieme all'altro button do dettaglio, mentre invece avrò i metodi giustamente do tempo medio e do dettaglio. Quindi questo era action event, lo definiamo. Ok, quindi dobbiamo calcolare il tempo medio. Il tempo medio cosa fa? Prende due stazioni e a questo punto chiederà al DAO, calcolami i valori che mi servono. I due valori sono la station partenza, che la estraggo dal box partenza get value, e la station arrivo che l'estraggo da box arrivo punto get value. Get value mi dà sempre in ogni istante il valore selezionato dalla tendina. Attenzione che questo valore può essere null. Può essere null quando, ad esempio, l'applicazione è appena partita e quindi l'utente non ha ancora scelto nulla, le tendine sono ancora vuote. Se non è null, è di sicuro un valore valido delle collection che gli ho inseriti prima, quindi l'utente non ha possibilità di errore o di inserire un valore sbagliato. Però l'unico errore che devo verificare è che siano entrambi diversi da null, altrimenti non ci posso fare nulla. Quindi se partenza è null oppure arrivo è null, non posso farci nulla, ciò che potrò fare magari è mettere un messaggio d'errore dentro la casella di testo in cui dico errore selezionare due stazioni. E poi ritorno perché questo metodo qua non ha nient'altro da fare. Non può fare altro. Se no, vado avanti, a questo punto avrò le due station e mi devo calcolare i due valori che mi servono. Per pigrizia, diciamo così, per velocità, i due valori che mi servono quali sono? Sono il numero di trip tra due stazioni e il tempo medio di percorrenza di tali trip. Facciamo finta di fare due query diverse, o perlomeno di chiedere al model le due domande separatamente. Quindi ho numero di trip
e chiederò in qualche modo al modello, senti caro modello, dammi il numero trip, di trip, la stazione, no, num trip, chiamiamolo, a cui passo due stazioni, quindi partenza, arrivo, e poi chiederò al modello anche il, non è un int a questo punto, è un float, un double, perché può essere frazionario, il numero di, il tempo medio, di medio, di percorrenza, modo del punto, tempo medio, tra la stazione di partenza e la stazione di arrivo. Due metodi che non ho ancora, ovviamente, ma è il problema poi del modello implementare. Questi due metodi corrisponderanno a due query a livello di DAO o a una sola, è un problema del modello. O magari lui queste cose se le, il modello non lo sappiamo, magari se le ha già precalcolate tutte all'inizio, quando ha caricato le stazioni. Non ci interessa. Io chiedo al modello delle informazioni. Il modello troverà le strategie ottimali per ottenere quelle informazioni. Una volta che ho queste informazioni, semplicemente le stampo, quindi sarà un txtResult.appendText in cui dirò, comunque fatemi fare un formato stringa, in cui dirò percorso da una certa stazione a un'altra stazione, due punti, % di trip, virgola, tempo medio, %.2f secondi. Questo è ciò che voglio stampare, ovviamente gli passerò come parametri i nomi delle due stazioni, quindi partenza.toString, virgola, arrivo.toString. E poi il numero di trip, che è num trip, che ho appena calcolato, e t-medio. Facciamolo formattare in modo decente, num trip, trip. E questo è ciò che farà il metodo. Il lavoro a chi rimane? Rimane al modello che se decidessimo che il modello deve caricarsi l'elenco di tutte le trip, ce l'avrà in una collection e se le va a scandire. Se invece no, diciamo che il modello delega questa richiesta al DAO sottostante. Di questo il controller non sa nulla. Quindi possiamo creare il metodo numTrip all'interno del modello e visto che noi abbiamo deciso che non ci interessa memorizzare tutte le trip perché sono troppe e potenzialmente saranno sempre di più, allora lo chiedo al DAO e quindi di fatto darò tra queste due stazioni. In questo caso ho un DAO molto stupido. Cioè, scusate, ho un modello molto stupido che semplicemente fa da intermediario tra il controller e il DAO. Perché in questo caso è un'informazione che lui non può darti, perché l'unica cosa che si ricorda è l'elenco delle stazioni, non ha l'elenco delle trip, e quindi non può fare altro che chiedere al DAO di andare a chiedere un database. Quindi ricreiamo un metodo analogo all'interno del DAO e a questo punto dovremo fare il lavoro vero.
però non voglio che me lo crei qua dopo il main perché è nel posto sbagliato. Mettiamolo qua. E quindi dovremmo fare una query, io vado a copiare un pochino il metodo. Uno dei metodi precedenti perché hanno già tutte le parti SQL, ma poi dovranno essere connection db.getConnection ovviamente rimane. La query, allora, che query devo fare per avere il numero di trip esistenti tra due stazioni? Questo result non mi serve più perché devo restituire semplicemente un int. Quindi num trip date due stazioni, siamo dentro il DAO, quindi stiamo al punto di dover fare la query. Prendo la connection e io voglio sapere quante trip ci sono all'interno di queste 315.000 o giù di lì tra un determinato terminale di partenza, Second and South Park ad esempio, e che arrivano invece. Che ne so, in Redwood City che è il 22. Allora, questo è abbastanza semplice, basta fare un select conto le righe from trip where. Allora, i confronti conviene sempre farli sui numeri interi. Che ne so, questo è uguale a 64 and end terminal uguale 22. Faccio confronto con l'ID che lui chiama start terminal e end terminal, che sarebbe l'ID della station di partenza, l'ID della station di arrivo, piuttosto che non sul nome della station di partenza e di arrivo. Sicuramente il database fa prima a confrontare interi che non stringhe. Quindi in questo caso mi dice che tra la stazione 64, cioè le bici prese nella 64 e posate nella 22, sono 0. Ne dà 32? Allora, prendiamo un trip che esiste di sicuro, dalla 66 alla 69. Almeno uno c'è, no? Anzi, ce ne sono 178. Poiché copre la Bay Area una distanza di più di 50 km, probabilmente ci sono alcuni percorsi che non vengono fatti, no? Non sono rappresentati qua. Quindi questo è il numerino che ci serve, questa è la query che vogliamo fare. Dove al posto di 66-69 ci sarà l'ID della stazione di partenza e di arrivo presa dalle due station che mi vengono passate come parametro. Allora, mi sono convinto che questa query funziona e quindi la posso inserire qua. Facendo un po' di fatica, come sempre, per inserirlo dentro una stringa SQL. Ricordatevi sempre quando fate questa operazione di mettere uno spazio alla fine della riga, se no vi danno errori di sintassi SQL e passate la notte a capire perché. Dove ovviamente al posto 66-69 ci mettiamo un bel punto interrogativo perché sono i nostri parametri della query. Adesso, prima, vabbè, mi creo il prepare statement. Devo impostare nello statement i risultati, i parametri. Quindi il primo parametro, cioè il start terminal, sarà la stazione di partenza, il campo ID start terminal della, scusate, il campo ID station della stazione di partenza. Quindi st.set, questo è un integer, int. Quindi imposta nel prepare statement il primo parametro, parametro index, partono da 0 o da 1? Partono da 1, vero?
perché mi dimentico sempre, sì, il primo parametro è 1, il secondo è 2. E sarà al posto del primo punto interrogativo, ci metto partenza.get station id. E nello statement setInteger 2, il secondo parametro, sarà la stazione di arrivo get station id. Eseguo la query e a meno di errori la query dovrà restituirmi una riga, è un select count. Quindi, se tutto va bene, io mi posiziono sulla prima riga, che sarà anche l'unica. Non è boolean. Aspetta, eh. Sì, muovo il cursore sulla prima riga, certo. E poi, una volta che sono sulla prima riga, prendo il risultato uguale rs.getInt della prima e unica colonna che c'è. Quindi non sto a chiamarla per nome, che si chiamerebbe count asterisco, semplicemente c'è solo quella. Aspetta, che però result. Per poterlo ritornare sotto devo definirlo prima del try. Questo per quanto riguarda il numero di trip. Se tutto va bene potrebbe, proviamo già a testarlo, mettiamo double t-medio a un valore casuale. E proviamo a testare almeno il calcolo del numero di trip. Perché dice che il modello? Perché non l'ho salvato. Ok, non ci sono più errori. Quindi, il controller chiama nonTrip. nonTrip va nel modello, ma semplicemente lui buca verso il DAO e chiede nonTrip al DAO che fa la query che abbiamo appena visto. Il tutto, se va bene, funziona. Quindi scelgo due stazioni, tempo medio, mi dirà 0 trip. Vabbè, siamo sfortunati. Troveremo due. Ok, entrambe in San Francisco, quindi da Caltrain 2 a City Hall ci sono 50 trip. Se il calcolo giustamente mi dà lo stesso valore. Cosa farò se questo fosse il punto 1 dell'esame? Cosa farei io all'esame? La prima cosa che faccio è questa, tanto per capirci. Lo clicco così, a vuoto, per vedere se genera un'eccezione o no. Poi seleziono una, ci riprovo, poi seleziono l'altra, e vorrà dire che so già quali genera delle trip e quali non ne genera nessuna, e verifico che abbia senso. Ad esempio, abbiamo già scoperto che ci sono molti casi in cui ci sono zero trip, beh. Se ho 0 trip il tempo medio non ha senso, quindi non lo devo stampare, se provassi a stamparlo fa divisione by 0 ovviamente quando calcolo la media. Quindi facciamo attenzione, anzi è stato utile fare prima il numero di trip per capire che il tempo medio non sempre ha senso calcolarlo. Quando ha senso calcolarlo è facile calcolarlo, nel senso che con lo stesso schema in cui abbiamo fatto questo, facciamo un'altra query in cui non calcolo il count di tutte le righe, ma semplicemente sarà l'average del campo che si chiama duration. E visto che 66 e 69 erano queste qua, tra le quali c'erano 178 trip,
la durata media del percorso era di 825 secondi, quindi una dozzina di minuti. Minuti forse. E lo faccio calcolare al database, con una query me la cavo in questo caso, no? Ma cosa succederebbe invece se a questa query, visto che mi sono messo la pulce nell'orecchio che alcune non sono collegate, quindi cerchiamone un'altra che non sia collegata, o adesso la trovassi, prima venivano tutte zero. Ok. Una stazione in cui non ci sono collegamenti, tra la 66 e la 2. La query che cosa mi dà? Mi dà un risultato di una riga con una colonna sola che contiene null, non zero ovviamente. Quindi questo o l'abbiamo pensato o se no genererà eccezione ovviamente. Allora, questa è la query, dobbiamo capire come gestirla. Allora, il modo migliore di gestirla è evitarla, no, visto che io so a priori che se il numTrip è 0, la media non ha senso calcolarla, la prevenzione dell'errore spetta al controller. NumTrip l'ho calcolato adesso. Se NumTrip è diverso da 0, allora facciamo anche il tempo medio. E poi stampiamo sta robetta qua che abbiamo deciso prima. Altrimenti, poi l'ho riformato meglio, sta roba. If non t diverso da 0, così. Altrimenti, trip. Altrimenti, il tempo medio non me lo calcolo proprio e stamperò un messaggio che è leggermente diverso. Stamperò solamente ci sono 0 trip e non stampo il tempo medio perché non ha senso. Cioè non è un errore, no? È sbagliato che le due stazioni non siano collegate, non ci siano tragitti. È così, semplicemente però quando non ci sono tragitti non devo pretendere di calcolare il tempo medio. Quindi a questo punto sto chiamando model.tempomedio in una situazione in cui sono sicuro che questo tempo medio esista. E allora faccio lo stesso lavoro. Facciamo così, chiederò al DAO tempo medio e return tempo medio e nel DAO dovrò implementare questo metodo tempo medio, che sarà molto simile a quello di prima, quindi lo posso prendere e duplicare, lo chiamo tempo medio, dove la query cambia, non è count di asterisco, come mi hanno detto, ma average duration, e tutto il resto è uguale. Tutto il resto è uguale, tranne il fatto che il risultato è un double. Quindi non sarà getInt, ma è getTable. Qui rs.first funziona sempre perché il risultato c'è sempre. Quando faccio getDouble mi restituisce un double oppure mi dà un'eccezione. Ah no, se il risultato è null ritorna 0, non dà eccezione, stranamente. Ma che 0 sarebbe sbagliato come valore medio, ma tanto noi sappiamo già che non verrà mai chiamato. E return result perché int tempo medio è double. Quindi ce l'abbiamo uguale. Questo model qua non è int ma è double. Quindi abbiamo fatto con piccole modifiche lo secondo metodo che ci serviva, vediamo se funziona.
Allora prendo due cose a caso. Zero trip, va bene. Zero trip. Dite che riesco a beccarne una prima di stanotte. Una trip, tempo medio 25.000 secondi, questo qui. Qui ci sono 1247 trip, tempo medio 524 secondi. Molto semplice, molto modulare. Il difetto qual è? Che facciamo due query separate. Quando in realtà il database non avrebbe nessun problema a darmi due risultati insieme. Potrei fare una query unica che mi dà sia il count che la duration. Semplicemente così. Adesso devo trovarne come sempre una che ne abbia. Questo caso, se facessi una query di questo genere, sarei un tantino più efficiente. Come potrei fare? Potrei implementare un metodo del DAO che implementa questa query qua. Restituisce due valori, quindi questi due valori li potrò mettere in una piccola classe che contiene questi due campi. E il model, dov'è? Il model, quando riceve numTrip o tempo medio, dovrà andare a vedere, guarda che il numTrip che mi stai chiedendo è per le stesse stazioni che avevo già visto in precedenza. Mi devo ricordare l'ultimo valore visto. Io potrei avere un metodo del DAO che mi calcola tutti e due i valori. Per cui l'idea è, quando chiamo numTrip, faccio la query che mi restituisce numTrip ma anche il tempo medio. Il tempo medio adesso non mi serve, me lo metto in tasca, cioè me lo salvo dentro il model. Subito dopo il controller chiamerà tempo medio e io ce l'ho già calcolato e te lo restituisco senza fare una seconda query. Questo richiede che il model si ricordi dentro di sé l'ultima query che ha fatto. Di fatto deve ricordarsi queste quattro variabili che può mettere in un oggettino: stazione di partenza, stazione di arrivo, numTrip e tempo medio. E quando gli arriva una nuova query di tipo num, una nuova richiesta di tipo numTrip o di tempo medio, lui dice: andiamo a vedere se mi stai chiedendo il numero di trip per la stazione di partenza e di arrivo che ho già visto, che ho appena chiesto. Se sì, ho già la risposta. Se no, devo fare la query e poi ti do la risposta. Questo complica ovviamente un po' la logica del modello, perché ovviamente questi metodi numTrip e tempo medio devono funzionare sempre, chiunque li chiami e in qualunque ordine vengano chiamati. Non posso dire, ma tanto il controller chiama sempre prima l'uno e poi l'altro, quindi la query la può sempre fare numTrip e il tempo medio viene chiamato subito dopo e qui e i valori di partenza e arrivo sono sempre gli stessi. Non è vero, questo è vero in queste tre righe di programma. Il programma magari può crescere e qualcun altro magari può avere bisogno solamente del tempo medio di qualche cos'altro che non c'entra niente, di altre due stazioni che non c'entrano niente. Quindi questi metodi del model non possono fare affidamento sul sapere quando verranno chiamati. Quindi se voglio fare un minimo di caching, cioè ricordarmi il valore precedente per evitare di fare una query, lo devo fare bene. Ti restituisco un risultato solo se sono sicuro che sarebbe uguale a quello precedente. E come faccio ad essere sicuro? Mi sono salvato, oltre che il risultato precedente, anche i parametri, partenza e arrivo, che avevano generato quel risultato. È una complessità in più nel modello che in questo caso non mi sembra che sposti più di tanto la complessità del programma. Perché le query che calcolano queste cose, abbiamo visto, sono cose da 93 millisecondi, neanche un decimo di secondo. Quindi farne una, farne due in risposta all'azione dell'utente sono irrilevanti. Se queste query richiedessero invece, non so, 2, 3, 5 secondi, allora farne una piuttosto che farne due cambia sicuramente
la funzionalità dell'applicazione, quindi a quel punto varrebbe la pena complicare il modello per ottimizzare sulle risorse di database. E vabbè, fin qua abbiamo, diciamo così, risolto il punto 1 nella variante A. La variante B invece mi dice, ma guarda che se invece non avessi il campo duration, come faresti? Allora, questo lo posso affrontare in due modi diversi. Cioè io voglio sapere la durata media delle trip, ma il campo duration non ce l'ho, non me l'hanno dato, me lo devo calcolare. Allora, di nuovo, ci sono due metodi, o lavoro a livello database, quindi average duration non c'è, ma l'average di qualche cosa, della differenza tra la end date e la start date. Se io riesco a scriverlo qua dentro, ho risolto il problema, delegando il calcolo del tempo al database. E come? La prima cosa che mi viene in mente da fare è cercare MySQL date time difference. Sembra, direi, una domanda abbastanza gettonata. Stack Overflow di solito è un sito abbastanza affidabile e dice come faccio a calcolarlo. Lui dice, guarda che in MySQL, non in SQL in generale, ma in MySQL c'è una funzione che si chiama timestamp diff, che evidentemente sembra che abbia tre parametri: uno è l'unità di misura in cui vuoi i risultati, e poi gli altri sono i due date time o timestamp di cui vuoi fare la differenza. Per essere più sicuro, io vado a vedere anche sulla documentazione di MySQL, perché un conto è una risposta trovata in un forum, pur ben moderato come Stack Overflow, invece un conto invece era unable to connect. La Wi-Fi ha un dono veramente. Date si chiamava diff, sottrai due date. E cosa mi dice? Espressione 1, ritorna la differenza tra espressione 1 e espressione 2, espressa come valore in giorni da una data all'altra. In giorni non era questo, era date time diff, giusto? Come si chiamava quella? Date. Ah no, timestamp diff. Ritorna la differenza tra due espressioni, dove queste sono espressioni tipo date o date time. Vedete che c'è un primo parametro che si chiama unit. Le espressioni possono essere date oppure date time, e nel caso in cui c'è una date i secondi vengono impostati a zero, ma questo non ci interessa. L'unità del risultato, un intero, è dato dal primo argomento, quindi il risultato è sempre in forma intera. Ti dà un valore intero, che a noi va bene, perché è la differenza in secondi. La media di queste differenze non sarà più un valore intero, ma la singola differenza in sé lo è. E la unit, l'unità, i valori legali permessi per il primo parametro unit sono quelli che sono descritti in questa funzione. Timestamp add. Timestamp add dice che, questi sono stati pigri, anziché scriverlo due volte, hanno detto vai a vedere dall'altra parte, ma in realtà era appena sopra. Second minute hour day week, second. Quindi in teoria dovremmo poter scrivere time
time stamp diff second, virgola, la prima lui fa la prima meno la seconda, no scusate, 2 meno 1, quindi fa la seconda, e che quella che viene dopo, meno la prima che viene prima, quindi devo fare come primo parametro quella che viene prima, start date, come secondo parametro quella che viene dopo, end date. Qui non ho ancora messo la funzione media, average, l'ho tolta, così vedo questi numeri. Anzi, giusto per capirlo, mi faccio ancora stampare start date, virgola, end date, virgola, differenza, per capire come funziona questa funzione. Allora, qui mi fa vedere che una presa alle 9.22 e riportata alle 9.37 sono 900 secondi. Presa alle 17.35 e posata alle 17.49 sono 840 secondi, e vabbè, così via. Adesso ci fidiamo che faccia le sottrazioni giuste. Di questo a noi interessa la media. Quindi di tutto questo facciamo un average di questa funzione. AVG non c'è, ma AVG sì invece. Che è un numero. Come volersi dimostrare rispetto alla query di prima, che avevamo fatto con duration, che mi dava 1135, questa mi dà un numero leggermente diverso, 1130, perché abbiamo perso i secondi. Sulla media. Allora, la prima risposta è, se volessimo avere la stessa cosa e non avessimo il campo duration, ci basta modificare nel DAO questa riga qua. Non cambia nient'altro. Faccio una query diversa che a livello di database mi estrae in realtà la stessa identica informazione. Richiede un attimino di entrare nel dettaglio, no, delle funzioni di data e ora di MySQL. Richiede un attimo di mente ferma, diciamo così, questo tipo di, se capitasse una cosa del genere, una situazione del genere all'esame, la cosa migliore è non andare nel panico e dire allora aspetta un attimo, cosa devo fare, di che cosa ho bisogno? E come si vede, con un po' di mente fredda e lucidità uno trova un primo indizio, che quasi sempre è sul forum di domande e risposte, e poi una volta che ha capito cosa cercare va a vedere la documentazione, se la legge capisce bene che cosa deve fare. In questo caso ovviamente combinato con una buona discreta conoscenza di SQL, cioè vi ricordate che c'è average nella SQL che ti risolve il problema. Proprio per non lasciare nulla al caso, vediamo se sostituendola direttamente dentro il DAO ci dà il risultato che ci aspettavamo. Sempre lo spazio da aggiungere, c'è un più ancora. No, aspetta che è partito il DAO main. E bravo, voglio il main. Funziona, adesso ho bisogno di confrontarlo con l'altro, ma mi dà il valore. L'altra strada invece suggerita dall'esercizio è invece molto diversa. Quindi abbiamo fatto la differenza
tra start date e end date a livello SQL. Ci siamo concentrati su come farlo in SQL. Invece queste due paroline, oppure a livello Java, cambiano radicalmente tutto. Perché fare il calcolo di questa media a livello Java significa avere tutte le start date, tutte le end date delle trip ovviamente coinvolte. Quindi in questo caso il DAO funziona in modo completamente diverso. Dovrò farmi restituire, e torno in ID, non solo l'average, ma tutte le start date e tutte le end date cose di questo genere, farò questa query, dammi tutti gli orari di partenza e di arrivo relativi a quel percorso. E poi farò un getDate.toLocalDate di questa, anzi, toLocalDateTime, getTimestamp.toLocalDateTime di questa e di quest'altra, e avrò, quando avrò le due LocalDateTime, farò la differenza. In secondi. Forse mi conviene addirittura passare a instant, perché tanto mi interessa la differenza in secondi. E poi, una volta che avrò questi numeri in secondi, mi faccio la media calcolata direttamente in Java. Mi faccio la somma diviso per il numero. Sicuramente più complicato. No. Mortalmente più complicato, ma un tantino più complicato, sì. Proviamo almeno a impostarlo nel tempo che ci rimane. Ovviamente è tutto dentro il DAO questo. Il DAO userà una strategia completamente diversa per calcolare la funzione tempo medio. Quindi fatemi fare un tempo medio 2, dove mi scrivo calcolo della media in Java, mentre a tempo medio 1 sarà il calcolo della media in SQL. Fa una query diversa in cui, come dicevamo, estraggo l'elenco di tutte le date di partenza e di arrivo, dei tragitti selezionati, delle trip selezionate. Quindi fin qua ho cambiato la query, l'ho fatta più ho semplificato la query, faccio fare meno lavoro al database e me ne tengo di più nel programma. E vabbè, qui fino a qua va bene, eseguo la query, da qui in poi cambia tutto. Perché a questo punto avrò molti risultati, per ogni risultato devo calcolarmi la somma e il numero di elementi. Per calcolare una media devo fare la somma e il conteggio degli elementi. Quindi per ogni elemento del risultato devo calcolarmi la differenza di tempo. Quindi avrò le due date e devo fare la differenza. Diciamo, parto da RS, getDate di startDate. Scusate, non getDate, ho sbagliato io, è getTimestamp. Estraggo il valore della colonna sotto forma di timestamp, quindi data e ora. Questo me lo porto in Java 8. Ad esempio, con toInstant, visto che voglio ragionare in secondi, mi conviene ragionare sull'arco lineare di tempo, quindi in termini di istanti, cioè di millisecondi, e questo lo memorizzo in una variabile instant start con la S, dai, ce la posso fare, java.time, e la stessa cosa per istante di fine.
un modo per fare la differenza più semplice avevamo visto che era il metodo until, che è un metodo che restituisce un long, che è quanto tempo, until, quanto tempo si passa finché dalla data corrente non arriva la data altra. Quindi start.until end calcola l'ammontare di tempo tra i due oggetti instant in termini di una determinata unità temporale, cioè l'unità di misura che voglio usare. E queste temporal unit in realtà sono un'enumerazione, method bla bla bla, ma sono, dove sono? Sono qua. Noi lo possiamo tirare fuori in secondi. Sono delle costanti definite dentro java.time.chronounit. Quindi, ho perso Eclipse. Nel DAO farò until end. E per favore forniscimi il risultato in unità che sono... No, seconds. Questi saranno java.time.chronounit aspetta, adesso andare a pescare perché sono definite dentro seconds. Un chrono unit, temporal units direi probabilmente. Temporal unit è l'interfaccia. Chrono unit è un enum, sì, chrono unit. Eccolo qua. Quindi abbiamo un intero che so, un long in realtà, elapsed, cioè quanti sono passati, finalmente ho la differenza, quindi la somma, l'incremento della differenza e schiacciato e incremento il conteggio. Alla fine, count, no, come l'ho chiamata? Count. Alla fine, per ritornare al risultato, dovrò sempre semplicemente dire che se, attenzione alla divisione per 0, count diverso da 0, allora ritorna double, perché era un long sum, no, sum era già un long, scusate, era già un double, quindi sum diviso count, altrimenti ritorna a 0, ad esempio. Count, senza roba. Quindi mi sono fatto a mano i calcoli elemento per elemento, contandoli tutti. Per vedere se funziona, provo a modificare il modello e non chiamo tempo medio, ma tempo medio 2. Sperando che non spari eccezioni. Vabbè, viene questo numero qua, adesso ovviamente sarebbe giusto fare i confronti, capire quali sono gli session ID per poter vedere se è corretto.
in questo caso ho usato un metodo completamente diverso, la complessità l'ho spostata dal saper maneggiare, in questo caso la data in SQL, al saper maneggiare la data in Java. Le strade sono tutte aperte, sono tutte valide. In fase di esame, in fase di realizzazione del vostro programma, scegliete quella in cui vi sentite più sicuri. Ok, la prossima volta che ci vedremo sarà mercoledì in laboratorio, dove vi proponiamo un esercizio di simulazione basato su questo dataset. Quindi portatevi dietro questo progetto, che così avete già un po' di classi pronte. Buon ponte.